Buonasera ragazzi, buonasera. Questo è il casello di Firenze Scandicci. Da qui inizia una delle strade più pericolose d'Italia. Una strada dove ogni settimana ci lascia la pelle qualcuno. Ieri un ragazzo di 28 anni è morto per un tamponamento a Cascina. Due mesi fa due sorelline di 8 e 9 anni sono morte sempre per un tamponamento vicino a Empoli, mi sembra. Qualche mese fa qua a Signa un motociclista stecchito. A Empoli è morta una maestra, questo tutto nel 2016. Ci sono già 4 o 5 morti nel 2016. Questa strada qui, ragazzi, è una strada che meno che la facciamo è meglio che è. Cioè, questa è veramente brutta. È una strada dove tutti vanno come matti, è una strada stretta, non adatta a camion, non ha corsia d'emergenza, non ha neanche le piazzole, perché le poche piazzole che ci sono ci sta dentro a pelo pelo e qualcuno addirittura le hanno chiuse, perché se un camion entrava dentro poi per uscire era come non esserci in una corsia. Ora vi faccio un po' vedere un po' di questa strada qui. Sono 80 chilometri scarsi, neanche forse, da qua a Livorno. Nell'ultimo tratto poi migliora un po', dopo Lavoria là migliora un po', ma poco. Questa è tutta così, questa è tutta in questo stato qua. Addirittura il manto stradale si deteriorava in una maniera spaventosa. Quando lo aprirono negli anni 90 ne franò proprio una corsia, la corsia direzione Livorno, mi sembra che da Santa Croce là franò e sparì completamente, una mattina non c'era più. A tutto il traffico lo riversarono sulla corsia opposta. A son di fare manto stradale per eliminare le buche, hanno quasi eliminato il guardrail centrale là nella zona di Empoli. Ora ve la faccio vedere, dai. Non c'è il divieto di sorpasso per i camion, soltanto quando è la salita di Lastra Signa e basta. Poi in discesa non esiste il divieto di sorpasso. Ci sono 4 autovelox a andare e 4 autovelox a venire. E a volte funzionano, ne so qualcosa io. Quindi ragazzi, se potete, casualmente, io parlo per quelli che non la conoscono, quelli che non l'hanno mai vista o che magari devono farlo una volta, fate la Firenze Mare, spenderete l'autostrada un pochino, ma a confronto non c'è paragone. Noi siamo quasi obbligati a passare di qua per abbattere i costi, perché lo sapete come funziona, è più corta, non la paghi e poi vogliono così e noi dobbiamo fare così. Da qua inizia il divieto di sorpasso per i camion fino al culmine della salita là prima di Ginestra. Ora ve la faccio vedere, faccio vedere un po' di cose. Comunque notate l'assenza di corsia di emergenza. Corsia di emergenza scordatevela, fino a Livorno non esiste. Guardate la piazzola, guardate questo camion che è dentro in piazzola, guardate com'è messo, allo specchio quasi fuori, guardate qua. Guardate la differenza di altezza tra guardrail qua e subito qua quello di cemento, guardate che guardrail hanno messo qua. Di Empoli Est è un'uscita importante perché c'è la zona industriale Terrafino
poi da qua si va, diciamo, di strada normale verso Poggio Ponzi Siena, quindi è un ingresso trafficato e anche quella lì c'entra un sacco di camere e anche lì non c'è corsia di accelerazione, non c'è niente, si entra e via. Questo è per dirvi che la gente va tutta forte, io sto viaggiando a 80, guardate questi. Allora ragazzi, questo giretto qui sulla Firenze-Pisa-Livorno lo finiamo qua. Sto rientrando da Trieste, quindi oggi me la sono guadagnata, dai. Vi saluto ragazzi, al prossimo giro. Ciao a tutti.